combattivo, determinato, duro, deciso e quadrato. Chi? Ma il Cagliari, per Bacco. Appena terminata la partita, i rossoblù hanno messo a soqquadro lo spogliatoio di Rimini. Hanno urlato gioia e felicità insieme ai 100 giovani ultra arrivati in Romagna spinti da sana passione e dopo incredibili disagi. Il risultato pieno, il primo del campionato, si spiega con una prova collettiva giudiziosa, basata sull'assoluta freschezza atletica e su un magnifico spirito di sacrificio. Nel Cagliari attuale siamo davvero davanti al tutti per uno e uno per tutti ispirato da Dumas. Il Cagliari ha dominato la partita, ha infilato alle spalle del bravo portiere avversario un solo pallone, ma avrebbe potuto arrotondare il risultato almeno in altre tre occasioni. La differenza delle squadre si è notata subito. Disposto in campo con la formazione migliore e forse definitiva, il Cagliari ha tentato di intimidire Rimini con azioni pericolose, affidate allo sgusciante Piovani e all'inarrestabile Cappioli, apparso in giornata di grazia. Il primo tempo il Rimini lo ha giocato più che altro per sbrogliare l'intricata matassa nella zona del centrocampo, dove Pulga, De Paola e Bernardini sono sembrati nettamente superiori in ogni giocata. Nella ripresa al 61esimo è arrivato il gol del Cagliari con questa splendida azione orchestrata da Coppola, Piovani e Cappioli. Il giovane talento rossoblù ha sparato un diagonale imparabile anche per l'ottimo Fabbri e così il Cagliari ha cominciato a gustare il dolce sapore della prima vittoria in trasferta. Alla 68esima ancora Coppola si è prodotto in un assolo vincente concluso con un tiro ribattuto dalla difesa. Il pallone ripreso da Cappioli ha subito una deviazione in calcio d'angolo. Alla 71esima Valentini è saltato altissimo per colpire di testa il pallone fatto spiovere dalla bandierina da Bernardini. Soltanto 5 centimetri hanno evitato il raddoppio e la conclusione anticipata della partita. E il Rimini? Nel finale ha tentato il tutto per tutto per raddrizzare la partita, ha crossato un paio di palloni pericolosi davanti a Jelpo, ha mandato in campo anche l'ex giocatore del Torino Bonesso, però non è riuscito a concretizzare al meglio l'azione. Il Cagliari ha così vinto ed ora è ad un solo punto dalle tre squadre di testa. Allora c'è da sperare nella realizzazione del sogno di un immediato ritorno in Serie B? Ranieri ha raccomandato di non gasare troppo l'ambiente, però già da domenica lo stadio Amsicora sarà insufficiente per ospitare i tifosi di questo bel Cagliari in serie positiva da 4 partite.